E direi che cominciamo, dai. Cominciamo anche perché io basta, non ce la faccio più. È da oggi che aspetto di aprire. È da oggi che aspetto, quindi. Quindi basta così. Allora, apriamoci intanto qui. Anche tra Tifa e Sephiroth, io scelgo Sephiroth. Oh, ecco qua. Contenuto con le soundtrack, quindi praticamente le host con tanto di titoli. Ecco, cerco di non far prendere la luce per farvelo vedere bene. Ecco qua, tra l'altro mini soundtrack, quindi non ci sono tutte tutte, però ce ne sono comunque una buona scorpacciata. Quindi una buona scorpacciata di host che mettiamo qui. Poi successivamente abbiamo l'artbook, il mini. In versione mini, guardate che bellino. In versione mini. Sì, c'è la host di Hollow. C'è nelle praterie, c'è la versione di Hollow. Ecco qua. Vedete? Artbook. Ovviamente non lo sfoglio perché ho paura di fare spoiler, quindi ovviamente non lo gireremo, non lo sfoglieremo. Non lo sfoglieremo. Poi, la parte più bella della collector, ovvero la steelbook. La steelbook con Cloud e Zack praticamente all'entrata di Midgar da una parte. Poi vabbè, ovviamente i CD. E poi qua, come potete vedere, c'è tutta la Buster Sword e tutto lo sfondo che continua. Qui ovviamente si ci mettono i due CD e questa è la Steelbook che mi piace un botto. Mi piace veramente, veramente un botto. E poi qui ovviamente abbiamo ovviamente il gioco, versione ovviamente PS5, fisico, tutto quello che è, che poi tecnicamente si apre e i CD poi ovviamente vengono messi all'interno della steelbook. Quindi questo è, diciamo, il lato console. Quindi host, che tra l'altro ho messo al contrario, ecco, così adesso lo vedete bene. Quindi mini host, che non sono tutte le host del gioco, ma ce ne sono comunque una buona parte. L'artbook in formato bignami, bello piccolino. Questo è bellissimo, tra l'altro. Vedete che bellino piccolino. Ci siamo. Il pezzo forte. Ora fatti, e qui abbiamo la scatola ufficiale. Quindi ovviamente togliamo la prima protezione. E qua già ci sono i primi pezzi. Dove c'è la parte dell'ala. Che qua ovviamente va ad attaccarsi, vedete, c'è l'attaccatura di quest'altro pezzo di ala. Ecco vedere qua nel dettaglio. Ecco qua. Tra l'altro è bella bella rigida.
bella dura, quindi vedete, praticamente da qui si incastra per formare l'unica ala. Vedete? E poi questo è il risultato del One Winged Angel. Poi abbiamo ovviamente la testa, con tanto di capelli belli tutti cotonati, belli. C'è la luce che purtroppo, il faretto che purtroppo un pochettino rompe le palle, però vabbè, Sephiroth lo conoscete tutti, quindi. Poi questa parte si può togliere, che è la prima parte di protezione, diciamo, per il busto. Che non ci sta nella cam, non ci sta nell'inquadratura, è troppo grosso. Eccolo qua. Poi ovviamente abbiamo la nostra spada. Anche questa enorme, che non ci sta praticamente. Neanche nella cam non ci sta neanche la spada. E poi la base. Ora dobbiamo riuscire ad estrarre senza fare danno. Eccola qua. E qui abbiamo la base. Ora questo lo possiamo togliere, lo mettiamo qua dentro. Ecco qua. E qui abbiamo la base. Dove ovviamente poi. No, no, l'action figure è solo quella di Seppo, non si può scegliere. Cioè nella collector c'è solo questa. Cioè proprio esce con questa. Allora, la base dovrebbe essere così. Oddio. L'ala che sbatte dall'alto. Non ci entra. Non so dove metterla. Non so letteralmente dove piazzarla. Beh, cioè, forse ve la posso far vedere così, di sbiego. Poi vabbè, vi allegherò anche delle foto. Eccola qua. Eccola qua, completa. Ora il mio problema è.